Salve, salve, salve a tutti. Allora, questa volta ne approfitto perché oggi l'uscita dell'altro video inerente al progetto 14 donne per 14 Nobel ci sarà la recensione di Martina del canale Ima in the Books. Per cui non spenderò mai abbastanza parole positive perché è una ragazza che ho scoperto alla fine di recente, ma che si è rivelata una fonte inesauribile a parte di spunti di lettura, ma anche di riflessioni su varie tematiche. E sono felicissima di poterla, appunto, come dire, presentare anche per il progetto, e quindi non vedo l'ora di vedere il suo video. Ancora ad ora che registro questo, ovviamente non ne ho avuto l'opportunità, ma siccome tra le varie cose era da un po' di giorni che volevo appunto parlarvi di un determinato libro, ho colto l'occasione. Perché? Perché il libro di cui vi voglio parlare oggi è L'utilità dell'inutile, Linuccio Ordine. Perché? Relazione con Martina. Perché questo libro l'ho conosciuto proprio grazie a Martina, che ne aveva parlato in termini entusiastici in un suo video. Perché mi ha colpito tanto questo libro? Soprattutto perché già Martina aveva parlato del libro e ne aveva decantato le meraviglie, e già di per sé questa cosa mi aveva lasciato, diciamo, sorpresa, perché si tratta, lei lo aveva premesso, di un saggio, quindi è diciamo anche abbastanza desueto trovare un tale entusiasmo per un saggio, che è sicuramente una lettura che spesso si fa anche se con piacere, ma ovviamente con più fatica rispetto ad un romanzo, per esempio. Ebbene, diciamo, premesso questa particolarità, Martina dice appunto che l'autore è il professor Nuccio Ordine, professore dell'Università della Calabria. Io mi sento cittadina italiana, mi sento cittadina del mondo, non amo gli integralismi provinciali, però amo anche esaltare la mia terra, l'Italia, l'Europa, il mondo nelle sue peculiarità, così come la mia dolce Calabria, di cui purtroppo non posso spesso e volentieri parlarne come si deve, perché balza agli onori della cronaca per cose incontestabili d'altronde, però chiaramente non è solo quello. E quando lei ha detto a tutti noi, attraverso il suo video, di quest'autore, di questo professore, dei suoi testi, sono andata a fare un po' una ricerca e ho visto che mia ignoranza, perché ha scritto numerosi saggi, è conosciutissimo, e in termini positivi. In più, appunto, il testo mi sembrava davvero interessante, quindi lo acquisto. Ragazzi, che c'è da dire? Nulla. Il libro, così come il titolo chiaramente spiega, è tutto incentrato su una disamina di autori, di letterati, di filosofi, di grandi esponenti della cultura che nel corso dei secoli hanno elogiato la letteratura in sé per sé, collocandola, errando ma non errando, nell'alveo di un qualcosa che probabilmente
non è utile, non è utile ai fini economici direttamente. E questo è il senso della domanda. Un qualcosa che non è direttamente e in maniera netta quadrabile in un alveo economico, in un contesto in cui c'è necessità di monetizzare, è inutile? Allora, se è inutile, la letteratura è inutile. Ma l'inutilità di cui parla l'autore è ciò che in realtà fa crescere lo spirito e di conseguenza anche la materialità, anche la... Questa è un'interpretazione secondaria che ovviamente do io, perché tutto il testo che decanta l'inutile in maniera pregevole attraverso appunto le citazioni dei vari autori, con una critica al sistema universitario che appunto continua a dire, o meglio a coloro che auspicano le materie scientifiche, perché ovviamente darebbero più possibilità di lavoro. Però, come dire, è un cane che si morde la coda. Se alla fine tutti dovessero a un certo punto scegliere quel tipo di facoltà, ci sarebbe di nuovo il problema. Ma per semplificare, voglio dire, le passioni probabilmente sono quelle che determinano un quid pluris, e non si può chiedere di abbandonare per esempio gli studi sulla letteratura. Ed è una critica acuta, importantissima, che va estesa a vari altri ambiti. Chiaramente la prospettiva che si coglie è una prospettiva di genere che può essere applicata a tanti altri ambiti della società. È un testo meraviglioso, davvero. Martina diceva dovrebbero leggerlo tutti. Sì, lo dovremmo leggere tutti, appassionati e non di letteratura. Chi è addentrato meno in questo tipo di discorso, di studi, non è un testo difficile, nonostante sia un professore, proprio per questo, pregevole, perché con termini semplici cita la filosofia di Democrito, cita Immanuel Kant, cita Seneca. È meraviglioso. E per darvi un attimo contezza di ciò che lui dice, per grandi linee, vi leggo un tratto. Il sapere in sé, insomma, anche se non viene volto ad altri scopi, né serve a uno scopo preciso, coltiva talmente lo spirito di chi lo ha acquisito da rivelarsi comunque benefico. Così per Newman, indipendentemente dalle questioni teologiche e dalle tensioni religiose che traspaiono nei suoi scritti, la cultura generale della mente viene prima dello studio professionale scientifico, nella convinzione che gli uomini istruiti possono fare ciò che non possono fare gli incolti. Ecco, questa piccola critica, che è costruttiva, non è destruens, serve a tutti, a prescindere dal fatto che si è come Tommaso Campanella o dal fatto che si aderisca ad un'impostazione più vicina ai nostri giorni. Non importa, le citazioni, non c'è bisogno di conoscere gli autori per comprenderlo, perché lui riporta i brani che ovviamente servono al discorso. Io sono orgogliosa quindi di potermi dire calabrese come il professor Nucciordine, nel mio piccolo, non mi posso paragonare chiaramente, ma mi posso associare a lui come calabrese. E quindi prendete questo come un ringrazio Martina, ma anche come un piccolo canto d'amore per la mia regione, che ha dato ai natali a grandissime personalità
e non per ultimo il professor Nocciolo. Quindi vi consiglio questo testo veramente da leggere in pochissimo, l'utilità dell'inutile, che non è inutile.